Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la cronaca che ci porta a Brittoli, dramma questa mattina in Contrada San Giuseppe, una lite in famiglia infatti è sfociata in tragedia. Un 74enne Cesidio Cocco è morto accoltellato, anche la moglie della vittima è rimasta ferita in modo grave ed è infatti stata trasportata in ospedale a Pescara. Ci dice di più nel servizio Stefano Recanati. Si è consumata nel peggiore dei modi una lite familiare avvenuta questa mattina intorno alle ore 8:30 in Contrada San Giuseppe nel comune di Brittoli. A perdere la vita il capofamiglia Cesidio Cocco, 74enne, mentre la moglie, 66enne, si trova in gravi condizioni presso l'ospedale civile di Pescara trasportata in elicottero. Adesso in caserma per essere ascoltato si trova uno dei figli che abita a pochi metri dall'abitazione dei genitori. In casa al momento della tragedia anche il figlio disabile che è stato portato via da alcuni parenti. Sulla ricostruzione dell'accaduto indagano i carabinieri della compagnia di penne guidati dal capitano Giovanni De Rosa. Sul posto anche il medico legale Ildo Polidoro. Una notizia peggiore non poteva esserci. Persone normali con le quali si è cresciuti insieme, che non si riesce a capire come o si possa arrivare a fatti che non hanno nessuna spiegazione. Insomma, era una famiglia tranquilla, vivevano marito e moglie con un ragazzo disabile che accudivano con grande passione e che purtroppo, insomma, l'inspiegabile è successo. Beh, è il sentimento generale che c'è adesso, è proprio di incredulità, anche di un certo sgomento, perché erano persone che si vedevano tutti i giorni, qua ci si incontra quotidianamente. Non si trovano né parole né sentimenti per spiegare queste cose. Adesso cambiamo argomento, chiaramente se poi ci saranno degli aggiornamenti da Brittoli ve li daremo nel corso di questa edizione del telegiornale. Nel frattempo, come detto, voltiamo pagina, torniamo ad occuparci della vicenda di Bussi e lo facciamo andando in diretta a Pescara dove c'è Paolo Renzetti con il neo presidente della commissione regionale d'inchiesta Antonio Blasioli. Buon pomeriggio ad entrambi. Grazie, grazie Alfredo, buon pomeriggio ai nostri telespettatori, a te ovviamente da Pescara, siamo in Piazza Duca degli Abruzzi, grazie al neo presidente della commissione d'inchiesta regionale su Bussi, Antonio Blasioli, consigliere regionale del Partito Democratico. Grazie Blasioli per aver accolto il nostro invito. Grazie a voi. Un incarico di prestigio, ma anche gravoso, importante, delicato, Blasioli, cercare di capire quello che si può e che si deve fare a Bussi. Se ne sta parlando tanto, ne abbiamo parlato anche noi tanto nelle ultime ore, la scorsa settimana, con l'incontro che c'è stato a Bussi tra il presidente della regione Marsiglio e il sindaco di Bussi Lagatta. Ieri, nel corso del collegamento nel nostro TG con Augusto De Santis del Forum Abruzzese dell'acqua e oggi con lei che è presidente di questa commissione d'inchiesta regionale. Allora, qual è la situazione? La situazione è che la commissione d'inchiesta si è ricostituita dopo il periodo di sospensione del Covid, adesso deve ripartire naturalmente in continuità con l'opera che bene era stata svolta dal mio predecessore, il presidente Legnini, ma devo dire anche con la partecipazione matura e responsabile di tutti i consiglieri regionali che sono andati avanti nel lavoro al di là delle proprie casacche politiche. Qui deve essere, diciamo, questo lo spirito che contraddistinguerà il lavoro della commissione d'inchiesta che deve andare avanti su alcuni punti che ancora non sono stati toccati. Primo fra tutti, naturalmente, quello dell'audizione del Ministero o nella persona del sottosegretario Morassut o di un loro delegato, naturalmente, che potrebbe essere, come da interlocuzioni precedenti, anche il direttore del servizio bonifiche del Ministero, e cioè Lopresti, per capire, insomma, quegli atti nuovi che ci sono stati nel frattempo, che sono essenzialmente due. Il primo, che definirei una pietra miliare in questo procedimento lunghissimo, che è stato condito anche
anche di tante procedure giudiziarie nel corso di questi 13 anni e che è la sentenza del Consiglio di Stato del 6 di aprile che ha riconosciuto il buon lavoro fatto dalla provincia di Pescara, all'epoca presidente era Antonio Di Marco, nell'individuazione di Edison come soggetto responsabile delle aree 2A e 2B e delle aree limitrofe. Ci stiamo praticamente parlando di quei terreni che si trovano tra Bussi e la centrale Turbogas. E poi naturalmente anche di questo inizio di procedimento di revoca in autotutela dell'aggiudicazione dell'appalto a seguito di un parere che a mio avviso però non è un parere ma è soltanto un atto interlocutorio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Lasioli, il nodo del contendere ovviamente riguarda la bonifica, bonifica che doveva probabilmente, poteva probabilmente partire prima, ci sono ancora dei problemi, ci sono dei ricorsi, come diceva lei, passerà ancora del tempo, la preoccupazione è questa. Io sono certo che passerà ancora del tempo perché quando parliamo di bonifica di Bussi dobbiamo parlare di tutto il sito di interesse nazionale che va da Bussi fino a Piano d'Orta. Anche Piano d'Orta merita una grande attenzione soprattutto in questi giorni perché ci sarà un atto importante alla conferenza di servizi al Ministero proprio su Piano d'Orta. Quando parliamo di 2A e di 2B e di aree limitrofe, cioè di quelle su cui ci si sta revocando il precedente appalto per i lavori, naturalmente parliamo di una parte importante ma non di tutta la parte che riguarda il SIN, perché abbiamo l'area di Tremonti che è proprio sotto i piloni autostradali che stenta a partire nonostante ci sia la volontà di Edison di fare i lavori e un progetto approvato dalla conferenza di servizio, ma ci sono dei ritardi da parte proprio della regione Abruzzo. Poi abbiamo le aree della Medavox, le aree di fronte alla ferrovia, alla stazione ferroviaria di Bussi e ancora tante altre aree fino, come abbiamo detto, anche a Piano d'Orta. Quindi sarà un procedimento sicuramente molto lungo. La commissione d'inchiesta regionale però ha una funzione di indagare su quello che è stato fatto e quello che non è stato ancora fatto e visto e considerato che siamo appunto in presenza di questi atti che abbiamo detto prima, anche di avere una funzione di impulso che noi vogliamo assolutamente portare avanti con il principio cardine che deve essere quello del chi inquina paga. C'è una società che è stata riconosciuta soggetto inquinatore che è la Edison e che deve pagare senza sconti per un progetto che non può assolutamente prevedere il tombamento dei rifiuti, come è stato detto, perché è un progetto che poi dovrà essere eventualmente approvato dalla conferenza di servizi. In questa situazione, se riusciamo a mettere in scena la politica, che è sempre molto importante anche in queste procedure, e cioè fare in modo che questo appalto che è già partito possa essere dettagliato meglio ai fini di un parere positivo da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e poi possa essere fatto proprio da Edison, sicuramente risparmieremo tempo e denaro per quanto riguarda le aree 2A e 2B e le aree limitrofe. Poi c'è tutto quanto il resto. Ecco, Blasioli, intervengo io da studio perché insomma, questa vicenda continua a trascinarsi anche per vie legali. Abbiamo ascoltato ieri il Forum dell'Acqua che ha annunciato anche un esposto rispetto a questa revoca dei lavori per la bonifica appaltati con i famosi 50 milioni di euro. Mi sembra che al di là del suo ruolo istituzionale di presidente di questa commissione avrà, credo, e mi corregga se sbaglio, anche il compito di mediare un po' tra posizioni diverse, cioè quella della regione e del comune di Bussi che sono molto contrari alle decisioni del Ministero, c'è poi una parte dell'opposizione, il Movimento 5 Stelle, che ha invece sostanzialmente difeso l'operato del Ministero. Mi sembra anche un'attività di mediazione la sua, o sbaglio? Io devo mantenere naturalmente un ruolo istituzionale da presidente di questa commissione, però credo che proprio nell'audizione che ci sarà del Ministero, nelle persone che ho detto, sarà diciamo, un momento importante, cruciale per capire tanti aspetti, cioè se sono aspetti superabili quelli del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, se sono aspetti assolutamente non superabili al di là diciamo, di chi è il competente in questo momento per il fatto che c'è stata una sentenza che ha riconosciuto un soggetto privato tenuto a fare la bonifica in quell'area. Secondo me quel passaggio in commissione di inchiesta sarà fondamentale per capire un attimo lo stato dell'arte.
che su questo aspetto, cioè quello dei contenziosi, è particolarmente ingarbugliato e complesso. Non vogliamo dare giudizi prima del tempo, perché l'opera della Commissione di Bussi sarà quella di redigere una relazione, approvarla e naturalmente farla proprio per fotografare la situazione ad oggi di quello che è stato fatto, di quello che non è stato fatto e di quello che c'è ancora da fare per tutelare la nostra regione, la vallata del Pescara e di Chieti naturalmente. Quel passaggio sarà fondamentale per capire appunto come procedere. Mi sembra di capire però che è opinione unanime che il materiale inquinante da quelle discariche vada tolto e vada posta fine alla, vada posto fine all'inquinamento che prosegue nonostante i tanti anni di indagini, di inchieste e di processi. Guarda Alfredo, due cose dici giustissime. La prima è che quel materiale va tolto anche sulla base di quello che aveva stabilito appunto Goio nel 2015 nel suo progetto di circa 38 milioni di euro a base d'asta per la progettazione definitiva e per i lavori. Questo è un dato indiscutibile. Certo, qualsiasi tipo di progettazione, se non dovesse essere adottato quel progetto di Goio, dovrà essere sottoposta alla conferenza dei servizi del Ministero, che naturalmente valuterà quel tipo di progetto insieme a tanti enti, istituzioni che sono rappresentative di quel territorio. Il secondo aspetto invece riguarda la tutela di tutta l'area, perché non parliamo soltanto di quelle aree limitrofe che proprio in questi giorni Edison, su richiesta del Ministero, ha sistemato nel capping che era stato invece apposto come capping leggero, come geotessile leggero da parte di Solvay. Parliamo di tante aree che, a dispetto di quello che prevede il codice dell'ambiente, nelle 48 ore non hanno avuto né misure di prevenzione né misure di messa in sicurezza di emergenza, e sono passati 13 anni. Ecco, io credo che quando si chiama la procura di intervenire in ogni circostanza, in realtà non si fa un buon lavoro. L'attenzione deve essere alta, ci vuole tantissima politica, tantissima attenzione da parte delle associazioni, che ringrazio per il lavoro di stimolo che portano avanti, non soltanto naturalmente il Forum delle Acque, ma anche le associazioni presenti a Bussi, ma io credo che in questo momento si abbia tantissimo bisogno di politica. Paolo. Sì, per chiudere una domanda proprio un po' più particolare su questa commissione d'inchiesta, Blasioli, che lei presiede, c'è una scadenza, ci sono pochi mesi credo di lavoro che vi attendono da qui prima di fine anno, vogliamo un attimo spiegare bene qual è la funzione e il ruolo di questa commissione e chi fa parte della commissione? Questa commissione d'inchiesta, in cui sono rappresentati naturalmente tutti i partiti che siedono all'emiciclo in misura proporzionale, come avviene in tutte le altre commissioni, un articolo dello statuto revisionato prevede un lavoro di 6 mesi. Io credo che circa 3 mesi di lavoro siano stati portati avanti dal presidente Legnini, mancano ancora 3 mesi, ma il grido di allarme che lancio è che manca ancora tantissimo lavoro, ci troviamo soltanto a un primo giro di audizioni. Devono essere sentite naturalmente il Ministero ed eventualmente il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, deve essere sentita Edison, Solvay, dobbiamo indagare sull'area della Medavox, sull'area della ferrovia, e poi c'è l'aspetto che riguarda gli studi epidemiologici che non sono stati portati avanti anni addietro, che invece devono essere portati avanti, in cui entrerà a pieno titolo anche la problematica del registro dei tumori che stenta a partire, c'è tutto l'aspetto appunto sanitario della salute che non è ancora entrata in questa commissione e che dovrebbe entrarci. Naturalmente ci sono anche delle regole, le regole dicono che la commissione dovrebbe durare 6 mesi, ma noi naturalmente ci appelleremo mano a mano che andremo avanti con il lavoro anche agli organi istituzionali della regione per fare in modo che ci si consenta di andare un pochino più oltre. Grazie, grazie davvero al neopresidente della commissione d'inchiesta regionale su Bussi, Antonio Blasioli, grazie per aver accolto il nostro invito e soprattutto buon lavoro, perché di lavoro ce n'è tanto da portare avanti. Grazie. Linea allo studio.
Grazie a Paolo Renzetti ed ad Antonio Blasioli. Noi proseguiamo con il nostro giornale, continuiamo con la politica. Duro affondo della consigliera regionale dell'UDC Marianna Scoccia, che sui punti di primo intervento di Pescina e Tagliacozzo nella Marsica critica l'atteggiamento della regione Abruzzo. Scoccia ne chiede la immediata riapertura e invita i sindaci di qualsiasi colore politico alla mobilitazione. Vediamo. Tanti anni di battaglie e di sacrifici per fare in modo che questi due PPI venissero aperti H24, ed ecco, con un colpo di mano ci siamo ritrovati dapprima chiusi totalmente, adesso sempre con la speranza, perché non sappiamo ancora se in realtà dal 16 giugno saranno riaperti. Riaprire subito i PPI di Pescina e Tagliacozzo è la richiesta pressante che arriva dalla consigliera regionale Marianna Scoccia, da pochi giorni passata all'opposizione dopo aver fatto parte della maggioranza di centrodestra guidata dal presidente Marsiglio in quota UDC. Scoccia, in qualità anche di sindaco di Prezza, chiede una mobilitazione bipartisan ai suoi colleghi sindaci per spingere la regione ad affrontare e soprattutto risolvere la problematica. Che basta con le chiacchiere, siamo stufi di stare a ascoltare il direttore generale che verrà a dirci che non ha i soldi per gli infermieri, per i medici, quando poi all'ospedale di Pescara vengono assunti 75 infermieri, tra insomma personale sanitario, tra infermieri, medici e quant'altro, per una spesa di 1,8 milioni. Non esiste, insomma. Quindi basta con queste stufe. Loro oggi devono dare delle risposte, quindi devono assolutamente trovare i soldi, anzi l'avrebbero già trovare ieri, e devono riaprire questi due presidi H24. Martedì prossimo il presidente della Commissione Sanità regionale Mario Quaglieri ha calendarizzato la discussione sui punti di primo intervento marsicani, una scelta però criticata da Scoccia. La commissione è stata convocata per l'11 giugno, dove all'ordine del giorno non c'era assolutamente le audizioni dei vari sindaci, del direttore Testa, su questo punto così importante dei presidi di Tagliacozzo e di Pescina. Dopo che noi abbiamo sollevato questa grave mancanza, allora il presidente Quaglieri di fretta e furia ha cercato di trovare uno spazio per mettere questa convocazione, e pensate un po', la cosa ancora più grave, che è convocare una commissione di un argomento così importante, metterla un'ora prima del Consiglio regionale fa capire quanta importanza stanno dando a questo tema. Dovevano, a mio avviso, dare spazio a questa commissione in un momento di estrema tranquillità, e non l'11 e né il 9, perché è già troppo tardi. Il presidente Quaglieri ha preso un impegno lunedì scorso in una conferenza di tutti quanti i sindaci della Marsica, e lui già il giorno dopo avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione al presidente Sospiri per convocare una seduta di commissione straordinaria. Torniamo a Pescara. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari ha presentato un dettagliato dossier che riguarda le periferie, con particolare attenzione alle problematiche dell'edilizia popolare, denunciando la scarsa attenzione di comune e regione rispetto alle tematiche in oggetto. Allora andiamo a vedere insieme il servizio. Consigliere Pettinari, lei ha presentato e preparato un dossier per quanto concerne le periferie di Pescara, soprattutto in merito all'edilizia popolare. Cosa è venuto fuori? Sì, abbiamo preparato un dossier sulle periferie. La cosa importante, oggi abbiamo dimostrato, carte alla mano, dati alla mano, chi ha diritto e può rimanere all'interno delle case popolari e chi non ha diritto e deve essere cacciato. Con una particolare attenzione alle periferie calde: Fontanelle, Rangitelli, Via Rigopiano, San Donato, Zanni, Borgo Marino e la nuova piazza dello spaccio, come la chiamo io, piazza Grue. Allora, la legge regionale 96/96 parla chiaro, dice che non possono rimanere all'interno delle case popolari coloro che hanno subito una condanna penale passata in giudicato per reati gravi quali spaccio di droga, usura, racket. Non possono rimanere coloro che hanno adibito l'alloggio ad attività illecite, coloro che hanno ceduto in parte o totalmente l'alloggio ad altri, quindi subaffitti, vendite illegali di immobili.
stupidi, coloro che si sono allacciati abusivamente alle utenze elettriche, gas, servizio idrico e quant'altro. E la stessa legge pone in capo al sindaco la potestà di emanare i provvedimenti di decadenza. Allora io dico, c'è una legge regionale, parla chiaro, e io continuo ancora a registrare casi di criminali pregiudicati all'interno delle case popolari che delinquono, adibiscono l'alloggio ad attività illecite, spacciano droga e subaffittano gli alloggi e si allacciano abusivamente alle utenze elettriche. Delle due l'una: o non vengono emanati provvedimenti di decadenza da parte del comune, o quel pochi che vengono emanati non risolvono il problema. Allora io dico, invece di tirare dalla giacchetta le forze dell'ordine e chiedere, responsabilizzare le forze dell'ordine che già fanno tanto, io ringrazio, si chiedesse la politica che cosa avrebbe dovuto fare e non ha fatto. Regione Abruzzo, c'è una legge regionale che non viene applicata, i comuni che non applicano questa legge regionale, questo è veramente vergognoso. Vi dico di più, addirittura la stessa legge prevede un obbligo in capo alle altre comuni per la pubblicazione dei diritti istituzionali di tutti gli alloggi occupati illegalmente. Ebbene, io non ho trovato un elenco sui siti istituzionali, vuol dire che non c'è nessun tipo di interesse, quindi chiedo immediatamente che si faccia presto perché le periferie stanno scoppiando. Lei tornerà ovviamente alla carica anche nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, per chiedere una maggiore considerazione per le periferie cittadine? Senza ombra di dubbio, è da 10 anni che sto tornando alla carica, ogni giorno tornerò alla carica i prossimi 10 anni se avrò ancora la forza di combattere. Andiamo avanti, al via i lavori di adeguamento del convitto dell'istituto alberghiero De Panfilis di Roccaraso in provincia dell'Aquila. Proprio l'ente provincia ha firmato il contratto d'appalto per l'esecuzione di lavori di adeguamento alle norme antincendio della cucina del convitto per una somma di circa 75.000 euro che saranno realizzati dalla ditta ISE con sede a Sulmona. Nella scuola alberghiera da poco sono terminati i lavori di miglioramento antisismico attraverso l'ente attuatore del provveditorato interregionale per le opere pubbliche eseguite dalla ditta MIC di Roma per un totale di oltre 2 milioni di euro. Inoltre l'ala del convitto è stata recentemente interessata da lavori di manutenzione e sicurezza sulla parte dell'antincendio con la realizzazione di scale esterne, porte ignifughe, sistema di allarme antincendio e la collocazione di una nuova cisterna. Adesso invece ci occupiamo di agricoltura. Il consigliere regionale del PD di Nopepe denuncia i ritardi dei bandi per il settore e il rinvio della trattazione della risoluzione a sua firma sulle unità di crisi regionali. Sentiamo. Dopo appena un anno di governo Marsilio, i sindacati agricoli stanno mettendo in evidenza i gravi ritardi per quanto riguarda il bando dei giovani, la mancata pubblicazione del bando riguardante gli agriturismi, una serie di difficoltà burocratiche che la giunta Marsilio aveva promesso in campagna elettorale di abbattere, di ridurre i tempi di attesa, di ridurre la burocrazia sugli agricoltori, di rimodulare completamente il piano di sviluppo rurale, di riorganizzare gli uffici del Dipartimento. Dipartimento Agricoltura. Bene, dopo un anno tutto questo non è stato assolutamente fatto e gli agricoltori e i loro sindacati stanno denunciando, lo abbiamo visto ieri con un intervento forte di Coldiretti, questa determinata situazione che si è aggravata negli ultimi mesi. E poi, come non parlare oggi della bocciatura della legge Cura Abruzzo? Non ci sono i fondi per soddisfare le esigenze di famiglie e imprese nella nostra regione. Oggi poi in terza commissione è stato chiesto il rinvio da parte della maggioranza di una risoluzione che ho presentato insieme ai sindacati e a Confindustria per ripristinare gli uffici relazioni industriali in ogni provincia. Noi abbiamo la necessità di essere vicini e prossimi alle tante vertenze sindacali, a cominciare da ATR, Veco, tante ce ne sono in Regione Abruzzo, e avere un presidio territoriale della regione per ogni provincia è fondamentale, lo chiedono i sindacati, lo chiede Confindustria, ma soprattutto lo chiedono i tanti lavoratori in difficoltà. Lunedì ci sarà il Consiglio federale fondamentale per la ripartenza del calcio italiano. Se la Serie A e la Serie B hanno trovato la formula per ricominciare, il vero interrogativo è ancora legato alla Lega Pro. Intanto Le Grottaglie, tecnico del Pescara, perde per infortunio Tumminello e in C l'allenatore del Teramo Di Mascio dovrà fare a meno per un mese di Costa Ferreira. Sentiamo il servizio di Jacopo Forcella.
C'è attesa per il Consiglio federale di lunedì, che dovrà finalmente mettere la parola fine ad ipotesi e tempistiche immaginifiche per la ripartenza del calcio e fare spazio alla certezza di come ripartiranno i campionati professionistici. La cosa certa, almeno questa, è che in Serie A e in Serie B si procederà alle 5 sostituzioni a partita in 3 momenti della gara. Così come è certo che la Serie A riprenderà nel prossimo weekend con la Coppa Italia e che dalla settimana successiva riprenderà il massimo torneo nazionale insieme alla Serie B. Per il Pescara dunque primo impegno interno contro la Juve Stabia, si attende di conoscere esattamente il giorno, 20 o 21 giugno, ma soprattutto lo slot orario che verrà scelto per la partita dell'Adriatico, nella quale le Grottaglie dovrà certamente fare a meno di Marco Tumminello. L'annata per il centravanti biancazzurro sembra davvero stregata, il calciatore infatti uscito dolorante dalla seduta di allenamento ieri è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato la distorsione del ginocchio destro con interessamento del collaterale mediale. Sarà monitorato dallo staff medico e verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti tra un mese. Un problema in attacco per il tecnico del Pescara, che dovrà ripartire forte perché quello con le Vespe Campane è uno scontro diretto in piena regola. Un mese di stop, ma in Serie C anche per Costa Ferreira. Il centrocampista del Teramo giovedì è stato sottoposto ad intervento per la pulizia della caviglia sinistra e, attendendo la tempistica del torneo di terza serie, Di Mascio non lo avrà a disposizione quando si tornerà a giocare. Ma come si tornerà a giocare? E questo è il vero interrogativo a cui il Consiglio di lunedì dovrà rispondere, considerando che, rimanendo alla stretta attualità, l'ultima proposta in ordine di tempo sarebbe quella di sfida in gara unica durante gli spareggi. L'idea sarebbe quella di evitare retrocessioni dirette, inserendo le ultime classificate dei 3 gironi ai play-out e salvando direttamente le quintultime. Tra le 4 partecipanti ai play-out di ogni girone, però, otterrebbe la salvezza solo una, con semifinali e finale a eliminazione. L'ultima affronterebbe la quart'ultima, mentre la penultima se la vedrebbe con la terz'ultima. Le 2 squadre sconfitte andrebbero direttamente in Serie D, mentre le 2 vincenti si affronterebbero in finale. La vincente di quest'ultimo match rimarrebbe in Lega Pro, condannando alla retrocessione la perdente. Il tutto ovviamente tenendo conto della classifica e permettendo ai club meglio classificati di avere 2 risultati su 3 per salvarsi. Al momento però si tratta di semplici idee per cercare di creare meno dissenso possibile, ma niente è stato ancora deciso. Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è stato ospite del convegno organizzato dall'AIGA Teramo, denominato Politica, Comunicazione e Gestione dello Sport dopo l'emergenza. Il numero uno del calcio italiano ha parlato della eventuale riforma del calcio, che tuttavia non passerà da un mero taglio delle squadre professionistiche. Sentiamo. Le riforme, credo che in questo momento il calcio ha dimostrato di avere bisogno di una rivisitazione. La riforma principale alla quale io ho sempre fatto riferimento, ma proprio in questo periodo ha dimostrato la sua di non poter essere più rinviato, non è più procrastinabile, è la riforma del poter consentire a ciascuno di noi che ama il mondo dello sport, il mondo del calcio, di approcciare un nuovo modello di cultura sportiva. Quello che purtroppo è mancato negli ultimi anni è proprio entrare, immedesimare, rilanciare quel nuovo umanesimo, quel rinascimento dello sport e quindi del calcio italiano, che possa comunque dare l'idea che esiste una nuova cultura dello sport. Abbiamo bisogno di questo. Molti pensano che la cultura della la riforma e la soluzione a tutti i problemi del calcio italiano passa attraverso la riduzione del mondo professionistico. Io che per vocazione naturale sono portato, come tutti sanno, a svolgere la mia attività principale della mia vita come imprenditore, è molto semplice, basta una calcolatrice, una semplice operazione algebrica per arrivare a risolvere il problema del professionismo. Non è lì la riforma. La riforma va ricercata nelle prospettive, nella progettualità, nel saper accogliere idee, nel saper rilanciare quella cultura che è cultura dello sport, che purtroppo per diverse ragioni abbiamo forse smarrito. Abbiamo però voluto
soffermarci un attimo nel dare un messaggio importante che non ha precedenti nel nostro mondo, nel nostro sistema. L'istituzione di un fondo salva calcio che ho lanciato, per chi ricorda, sicuramente già dai primi giorni all'inizio di questa attività e di questa curva epidemiologica. Quindi ho detto subito che il calcio in ogni caso avrebbe avuto un sostegno dalla federazione, mediante la costituzione di un fondo salva calcio, quel fondo che poi sarà sicuramente alimentato non solo da riforme, da risorse della federazione, ma mi auguro, così come ci è stato promesso, ci potranno e io dico ci dovranno essere delle riforme, delle risorse che arriveranno dalla FIFA, massimo organismo internazionale del nostro movimento, e mi auguro anche da parte del governo italiano. Abbiamo riaperto il nostro centro tecnico al primo raduno degli arbitri, un segno di speranza agli arbitri che si sono radunati a Coverciano, pronti per dare ancora una volta il loro supporto alla ripartenza del campionato, che come sapete è stato fissato al 20 di giugno per la A e per la B. Per la Lega Pro bisogna aspettare ancora qualche giorno, ma penso che andremo a fine mese, massimo i primi di luglio. È tutto per questa prima edizione del TG6, il prossimo appuntamento è alle ore 19. Io vi ringrazio per averci seguito, se volete on demand ci sono i nostri servizi sul canale YouTube dell'emittente e sul sito tv6.it. Da parte mia l'augurio di una buona giornata.